significato del termine educazione, il passo immediatamente successivo è quello di stabilire chi è e che ruolo ha l'educatore. Ed è presto detto, l'educatore è colui che dovrebbe incarnare quel modello di comportamento che desidera rivolgere e far emergere nell'altro. L'altro nel nostro caso è il cane. Credo che possiamo capirlo e conoscerlo se sapremo attraverso quali strumenti di percezione legge la realtà. Il primo senso di percezione di cui mi voglio occupare è la vista, perché per noi la vista è molto importante. Noi ricaviamo la stragrande maggioranza delle nostre impressioni ed informazioni proprio dalla vista, così le luci, i colori e le forme delle cose determinano la nostra realtà. Ma così non è per il cane, che invece ha una vista molto molto confusa, e in questa confusione visiva gli oggetti in movimento rappresentano una forte attrazione, e questo fenomeno è conosciuto come istinto predatorio. Allora non sarà una buona idea allenare l'istinto predatorio lanciando il cane senza controllo a rincorrere palline e dischi, perché questo tipo di allenamento potrebbe sfociare in incidenti. Il cane potrebbe essere attratto ancora di più, a causa dell'allenamento che abbiamo sviluppato, da macchine, motorini, ciclisti, pattinatori, biciclette, e quindi provocare incidenti e trasformare quelle che possono essere delle piacevoli passeggiate in incubi. Se da una parte questa è una conoscenza che vuole essere di prevenzione degli incidenti, da un'altra può rappresentare una prima didattica, perché anche noi potremmo decidere di essere oggetti in movimento e scegliere di adottare andature o particolari posizioni nello spazio in modo tale da interessare il cane e offrirgli così i primi rudimenti dell'educazione.